Welcome to this session of the Reggae University about reggae in Italy. We don't have the simultaneous, but I want to say thank you to Teresa Castellucci. Voglio ringraziare Teresa perché farà la traduzione, nel senso che faremo le pause e lei tradurrà. Lei è canadese ma di discendenza italiana, si occupa di reggae in Canada ed è molto incuriosita dalla scena reggae italiana e ha intrecciato da anni rapporti con tutti noi, insomma, radio DJs, giornalisti, anche artisti. So Teresa will have in charge the translation for the non-Italian speakers. Io non ho preparato un vero e proprio reading, diciamo, anche perché abbiamo molti ospiti e sono molto felice di avere persone che vengono dal passato del reggae italiano, ma anche artisti molto giovani. E alcune riflessioni: il reggae italiano comincia ad avere una storia piuttosto consistente. Alcune cose che mi sono venute in mente un po' negli ultimi tempi, per esempio nel doppio CD di Africa Unite c'è un DVD all'interno, è un doppio CD retrospettivo, si chiama Biografica Unite, sono 27 anni di carriera e c'è un DVD, un DVD ha i videos. Vedendo i primi video di Africa Unite, siamo intorno agli anni 90, vedendo un po' l'ambientazione dei videos, vedendo come loro sono vestiti e avendo vissuto un po' in parte quelle epoche, sono passati 15, 16, 17 anni, ma sembra veramente molto di più. È cambiato veramente tanto da quei tempi. Adesso forse qualcuno può completare quello che dico oppure potrà smentirlo. C'era una prima era negli anni 80, scusate. Okay, so basically what he started to say is the scene here in Italy, of course, Africa Unite has been a very essential, sort of like a founding member of the Italian reggae scene. And if you go back in time, they've released recently a CD with a DVD. And looking at that DVD, you can go back. It's sort of like, you know, watching old videos, and you basically see the progression just in terms of even fashion and what people are wearing, and you sort of get a grander scheme of things just in, you know, in the look alone, and you see the growth. The panel here before you, there is a representation of the foundation of reggae music here in Italy, but there is also the younger generation, the new generation of Italian reggae music here on the panel. Volevo scusarmi con Teresa perché ero partito veramente in tromba con questo discorso. E ieri sera, per esempio, ho visto sul palco, in questa giornata lunghissima con tanto reggae italiano, intanto ringrazio anche Giaca che è arrivato qui con noi, ho visto tanti gruppi reggae e alcuni set veramente di qualità alta, almeno secondo me, come Roots Band con Boom Da Bash, Danny Silk e Treble, o Train to Roots con Boost, Shaka Roots e Roots Manai, e mi ha fatto molto piacere di vedere questo clima molto collaborativo di bands e cantanti vicino comunque a grandi artisti che vengono dal passato come Africa Unite o Jaka. So it brings him a lot of pleasure. Yesterday, for those of you that were here, yesterday was basically the first part of the show was focused on Italian reggae, and it was really nice to see the growth of the music, but also the quality of the reggae music. So in terms of the younger generation of reggae music, the quality that they're bringing, groups like Train to Roots, Boom Da Bash, all of the artists who performed yesterday brought a certain quality that for people like Pierre and the rest of the panel who have been in the music for so many years, it's nice to see that the quality of the reggae music is there, and that they, alongside with the founding members, with older bands, can continue to bring the music forward in a positive light and always keeping the quality of the music there. Sì, stavo facendo notare anche il clima di collaborazione, come giovani bands e giovani artisti che fanno cose assieme, le band che fanno da backing bands agli artisti. Okay, so the collaborations that are happening amongst the musicians and the quality that's happening there, i tipi di
Boom the Bash. So basically, the collaborations that are happening between the younger and the older generation. Non vorrei essere troppo noioso, vorrei tracciare una brevissima storia del reggae italiano anche per chi magari non la conosce, soprattutto per gli stranieri. C'era una prima epoca, intanto c'è un episodio chiave che è il concerto di Bob Marley alla fine di giugno 80 a Milano, che poi si è rivelato un episodio non solamente importante per il reggae in Italia, ma nella vita e nella storia di Bob Marley, visto che è stato un concerto con un audience eccezionale dentro allo stadio di San Siro. Dating back in the reggae scene, an extraordinary concert that happened, basically a landmark Bob Marley's concert in Milan in the 80s. I happen to have a cousin who was there and I remember hearing about that, but the audience that was there, he doesn't want to bore you, he also said with the story, si annoia, ha detto, non vuole che ci annoia. But basically, it's sort of like the starting point and basically the inception of this entire scene and this story that they're about to tell us. E quindi c'era una primissima generazione di bands, tra cui anche Africa Unite, che sono nati nell'81. Ma era un circolo molto ristretto di amici che si trovava per esempio ogni anno per celebrare, mi sembra, la morte di Bob Marley in maggio, ogni anno per esempio a Cesena, a Alvidia, c'erano varie esperienze, come per esempio, qualcuno potrei anche dimenticarmelo, Africa Unite, Puff Gong a Venezia, c'erano già Children Family Band in Sicilia. È una bellissima esperienza quella dei Different Styli a Bari, che già ai tempi univa tradizione mediterranea e strumentali reggae tipo Augustus Pablo. Okay, so what basically happened from that time, from Bob's concert, following his death, a circle of friends, it became a circle of friends, basically reggae lovers here in Italy, it started in May, obviously, to celebrate his life. In Venezia, in Sicily, they would get together and they sort of started these parties with various groups that Pierre had mentioned. E questa generazione era molto influenzata dal roots reggae, dal messaggio di Bob Marley, Peter Tosh, quindi dalla carica rivoluzionaria del reggae. La generazione successiva, qualche anno dopo, 5-6 anni dopo, si è formata nei centri sociali con un background molto politico ed è passata in qualche modo dall'hardcore punk alla dancehall. So these groups basically sort of started to revolutionize the scene, and things that were happening, social groups were being formed in the country, and successively 5 to 6 years later, these groups were continuing, and the works basically started from there. E quindi questa generazione degli ultimi anni 80, i primi anni 90, era una generazione in un certo senso fortemente politicizzata e che prendeva ispirazione dalla dancehall giamaicana di quel periodo per cantare soprattutto liriche in italiano o in vari dialetti. The revolution in the music, reggae is a very political music, and therefore what was being said in the music, people tend to be drawn to the music because of the message that's in the music. And so these groups, they were drawn to the dance halls and to roots reggae because of the messages that are in the music. E quindi c'era anche un'etica molto DIY, do it yourself, che veniva dal punk, c'era una grossa urgenza espressiva, e qui potrei citare Sud Sound System, potrei citare Giacca a Firenze, l'imperativo era combattere l'ingiustizia, raccontare la vita di tutti i giorni con liriche in italiano e in dialetto. Italians basically were not only speaking the standard language, which is standard Italian, but also in their own dialect. And for those of you that may not be aware, in the country, every region has their own dialect.
And so it was important. It's important in just what's being said that people have been able to speak in their dialects. Groups like Sud Sound System, who, if you were here, heard them, they speak in Salentino. So everyone has their own dialect. Per ciò che riguarda le influenze musicali italiane, sul reggae un punto abbastanza chiave e anche tra l'altro un punto d'unione tra la vecchia generazione e la nuova è sicuramente Babilonia e Poesia, il disco degli Africa Unite del 91, che è il primo loro disco in italiano, un disco con molti influssi musicali dell'area mediterranea e soprattutto bellissime liriche in italiano. Africa Unites, beautiful lyrics. It was a little bit too much there for me to... So a kind of landmark for Italian musical influences in reggae is a work by Africa Unite from 91 called Babilonia e Poesia, and it was basically reggae very influenced by the music from the Mediterranean with very beautiful lyrics. But this is just an example because there were a lot of records like this at the time, for example the experience of Il Generale Giacca and very important music from Sud Sound System that was different from the one of Africa Unite because it was more dancehall oriented with the strong influences from the popular tradition in Salento. Stavo dicendo, quello di Africa Unite è solo un esempio, poi c'era anche altra musica importante, la musica per esempio di Giacca e il Generale a Firenze, la musica di Sud Sound System, con queste forti influenze di folk salentino. Come dicevo, non vi volevo annoiare, c'è stata questa grandissima crescita, tante delle band, alcune delle band dei primi tempi sono ancora attive, e tanti hanno continuato un po' la tradizione del reggae in italiano, del reggae con influenze di musica italiana degli Africa. Okay, so there's been a huge growth with these bands who are still active today in the music, keeping some traditional elements of the music in their music, but also combining it with an authentic Jamaican sound. E arrivando a tempi vicini ai nostri, insomma, un grande sviluppo, oltretutto anche testimoniato dalla grande crescita di questo festival, dall'alto numero di sound system, tantissimi progetti musicali negli ultimi anni. So a lot of projects started developing, including this Rototom Sunsplash, which we know is celebrating 15 years this year. The development of a lot of sound systems in the country. So sound systems being actual DJs who are getting together again in the same tradition as Jamaican dance hall sound systems. Le ultime due cose, prima poi passare la parola. Diciamo che rispetto al fatto di mettere la tradizione musicale italiana nel reggae c'è molta libertà, c'è chi continua a farlo, per esempio un nome che mi viene in mente è Radici nel Cemento, ma c'è molta libertà e c'è chi anche nelle nuove generazioni si esprime anche rielaborando, diciamo, degli stili che arrivano comunque dalla Giamaica oppure riprendendo storiche esperienze delle roots del passato, come per esempio Train to Roots. So as much as there's a lot of freedom in the music with being able to experiment, like he was saying, with the traditional Italian music and the Jamaican music, these traditional styles, groups like Radici nel Cimento and Train to Roots, have also sort of kept with an older style, a more foundation sound in the music. And this is just something that Pierre wanted to add before he passes it over to someone else on the panel. L'ultima cosa che volevo dire è che comunque negli ultimissimi tempi c'è una grandissima vitalità, abbiamo visto negli ultimi anni, negli ultimi due anni un numero veramente alto di produzioni di buon livello, oltretutto molti di voi sanno che c'è una grossa crisi nel settore musicale.
Okay, so basically in the last 2 years there's been a lot of growth just in the production of what's being produced in terms of music. For those of you who may not be aware, in Jamaica, in a single day, thousands of singles can actually be produced. Here in Italy, in the last 2 years, there's been a lot greater rate in terms of the production, and the quality of the music has also risen. Volevo quindi sottolineare il fatto che si produce ancora tanta musica, c'è ancora tanta urgenza espressiva, un po' in antitesi col fatto che poi i dischi non si vendono, quindi non importa avere contratti con le major, non importa diventare qualcuno, avere i video in TV, ma importa comunque mantenere una scena collaborativa e comunque esprimersi in qualche modo, anche poi grazie ad una tecnologia che si è sviluppata e quindi permette questo con costi contenuti. Reggae is a genre of music that really isn't supported commercially, so it's important that these productions are being made, that they're being promoted, that they're being put out there. Thanks to the internet today, it is a means of getting the music out there, and I think I covered it. Va bene? Okay. Incomincerei con gli interventi. Visto che abbiamo parlato di passato e presente, magari parleremo anche di futuro, darei la parola a Giaca. No? No, Giaca, tu sei un artista, ma sei anche comunque un promotore del reggae come DJ radiofonico. Giaca is not only a reggae artist, but he is very active on the reggae scene here in Italy. He's a radio producer and he's also a promoter. So we're going to hand it over to him so that he can comment basically on the future of reggae music in Italy. E ho scelto te abbastanza a tradimento, Giaca, perché ti ho citato come uno dei veterani di ieri sera. He chose Giaca to speak on this topic because he is one of the founding members and because yesterday he was a part of the concert. E segui quindi la scena anche, non solamente come artista, e volevo dare qualche parola sul passaggio da quei vecchi tempi eroici ai nostri tempi. So, because he's not only an artist and because he is active on the scene, they've chosen him to start this off so that he can sort of take us through the journey. Deve tradurre lei, quindi devo parlare piano. So, the question is about the passage from the past from the past scene to the scene of today, to the reggae music scene of today in Italy. Sì. Okay. Oh, so, è molto, parlo in italiano e tu traduci. Sì. È molto differente. Io credo che ci sono molte da un certo punto di vista c'è un po' di continuità. Da un altro vedo tante differenze. Okay, so on one hand he sees that there are a lot of similarities between the past and the present, but on the other hand there are many differences. Sì, fondamentalmente credo che un po' come è successo in Giamaica, come sta succedendo in Giamaica, tra quello che è stato la scena reggae, roots, conscious e molti valori, diciamo, della nuova dancehall, che risentono moltissimo, secondo me, dell'influenza americana, della cultura dell'hip hop, di un certo stile di vita un po' più gangster, diciamo. Okay, so fundamentally there have been a number of changes just between the different genres within reggae. Reggae music alone, think of it as an umbrella, and under the umbrella there are many different sub-genres, like your, you know, you have your roots reggae, you have your dance hall, you have your lovers rock. So, continua. Così, credo che noi che veniamo, che siamo, diciamo, della vecchia generazione, anche se siamo noi almeno di quella di mezzo degli anni 90, diciamo, esplosi con questa scena che veniva dai centri sociali, dice, in realtà le nostre radici affondano nel roots reggae dei primi anni 80. So in, of course, in the 80s the generation that sort of started this scene were basically heavily influenced by the roots scene and roots music. E questo vuol dire non solo musicalmente, ma anche nei contenuti.
not just musically but also contenuti about the lyrically, concert lyrically lyrically yeah. and spiritually questo credo che c'è una linea quindi di continuità, come dire, fino ai nostri giorni. So because of this, this line continues to today. This is the continuity that he's talking about. Esatto. E mentre c'è nella scena di oggi c'è anche una scena, diciamo, di giovanissimi che forse non ha questo retaggio culturale, non so come dire, ed è cresciuta con altro reggae, con altri valori e in un altro contesto sociale anche. Questo sia in Giamaica che in Italia, che in buona parte del mondo. Okay, so like in Jamaica, here in Italy, because as the times change, basically the music is a reflection of the times. As the time changes, so does the music. And the music basically is a reflection of the times and what's happening in that country at that particular time, whether it's in Jamaica or here in Italy or esatto. other places in the world. Così, ad esempio, ricordo che noi spingevamo per noi, magari negli anni 90 eravamo un po' immaturi da un punto di vista artistico, però sicuramente c'era uno spirito di cooperazione piuttosto che uno spirito di competizione. E invece quello che purtroppo vedo un po' nelle nuove generazioni è un forte spirito di competizione, e questa è una cosa che mi addolora moltissimo, perché la competizione è proprio quello che ci impone Babylon, è quello che ci impone il sistema, che ci impone il consumismo, che ci impone questi modelli, questi valori che ci vogliono imporre così dall'alto, che ci vogliono un po' come manichini, like puppets, that we act like puppets. So basically the struggle and the fight against Babylon, what keeps the fight basically going, we're sort of like the fighting machine that basically is fighting it, because we're okay, the come? Allora dai. The old spirit was more into sharing the vibes together and collaborate a lot, yeah, collaborate. And loving each other. And Jaka is saying is seeing now a lot more of competition. Yeah, yeah. And so Jaka the is, difference is, the difference yeah. was there was more sense of cooperation, but and now there is more sense of competition. Yeah, but this looking, is the difference. It's looking that like a trickery from Babylon, like yeah. Babylon is educating you to be so competitive, to be the number one, and put all the other one below your feet, like yeah. that. I think this is a shame when happens in a reggae scene, because reggae movement, for me, is something that comes from the roots, from the soul, from the spirit of the people. So it brings positive vibes, positive acts, positive actions, I mean, and not aggressive thing, you know? Maybe what I see in the young generation, in more competition, aggressive. More this sense of hostility, of becoming great, aggression. Number one aggression. Yeah. This, I feel a shame for this. Yeah. Quindi scusatemi quello che sento, ma penso si sia capito. Il mio inglese è abbastanza semplice. E quello che sento appunto è quello che ho detto prima. Purtroppo sento un po' nelle nuove generazioni invece un senso più di competizione. Quindi cerchiamo di nella scena reggae di oggi di dire umanamente, più che nella scena reggae, di non ripetere certi schemi della società dominante, perché se noi riportiamo questi schemi così violenti anche all'interno del nostro modo di vivere di tutti i giorni, del modo di fare o di promuovere la nostra musica, credo che non arriveremo da nessuna parte, diventerà qualcosa di suicida, come un circolo vizioso diventa, no? Come una scena alla fine rischia di diventare, se no una scena che parla solo a se stessa. So this is a feeling like the world outside getting the people educated to be so violent, to be so competitive. So this is a strong influence from the world outside to outside to the reggae scene. So this is Jaka basically want to say. I hope it doesn't become a circle vicious, you know, a suicide circle. And then I finish. So no, this is for me. Volevo farti un'altra domanda, perché hai parlato in termini molto sentiti, okay. E invece in termini creativi come vedi il passaggio? Okay, there's not only negativity, there's even positive things. I don't want to talk about only negative things, but we are in a family. I mean, you know, we are washing our
clothes together. In Italy we say laviamo i panni sporchi in famiglia, no? We are not. È anche un senso di autocritica, no? Non so come dire, che è necessario fare per crescere. Dire ok, guardiamoci. Yeah, cosa va, cosa non va. He's basically saying we have to basically take a look within. We have to, as much as we want to stay positive and we want to keep things positive, we do have to look at the things that are affecting us maybe in a negative way. We have to look at those things so that we can bring a positive change. Ma mi sembra che abbiamo cominciato molto liberamente, anche parlando più che altro di attitudine, di sentimenti, più che magari di musica, di creatività. Non so, volevo chiedere se qualcuno che fa musica più di recente voleva ribattere qualcosa, oppure Antonio da Trent Roots, da Sassari. Anzi, più che ribattere, era proprio il discorso di Giacca che sta rendendo forte la scena sarda, e il fatto di restare tutti uniti ed essere una sola cosa per produrre assieme, trasmettere assieme un solo messaggio. Penso che sia quello che stia spingendo parecchio il reggae in Sardegna. So we did start in terms of attitude instead of talking about music and influences. So this was this strong statement by Giacca. So I did ask to the younger generation if they want to replicate to him. And Antonio is from Train to Roots. Is a roots band based in Sassari. They did perform yesterday night a beautiful show with the singers, and he said to me it's very different because our scene in Sardinia is relatively younger, but our strength is the unity. We're doing the reggae music because we don't want to be under a spotlight, but because we want to share the vibes with the selectors and the singers and the producers. Faccio un esempio pratico. Le prime persone alle quali faccio sentire un rhythm appena messo nel computer o dopo il gruppo, naturalmente, sono persone come Dr. Bus o Testone dei Bass Conqueror, proprio per avere un loro giudizio, per essere una sola cosa, per avere una sola forza che ci spinge. A practical example, I'm building rhythms on my little studio, and the very first people I want to get aware about these rhythms, to have any feedback, are friends, but potential competitors too, as other producers and yes, singers like Dr. Boost or Testone. But this kind of feedback is very important to Antonio. Yes. I just want to finish the circle to say that maybe we are here at the Rotterdam Sound Splash, and we imagine that in Italy reggae music is real a big thing, with media, television, big concerts, a lot of millions of records we sell and stuff like that. But reggae music in Italy is just a brand new thing for a lot of people. When we come back in our house after the Rotterdam Sound Splash, for all the reggae artists in Italy, life is very, very hard. Except a couple of bands in Italy, all the other people, all this big reggae movement have to face big difficult to go on in their life every day, real, to sell the records you can't sell, to find a place where you can play reggae. Even big festival, you don't see except few bands, reggae bands in all the biggest festival in Italy. Music on the radio, you cannot listen reggae music on the radio, you know? Even, okay, there are many dancehall and stuff, a big movement. Scusa, dopo anche in italiano. Sì, and the big movement, but you know, it's real underground thing. For an artist like Treble, that's a veteran who has to produce his records and sell these records and sell his music and, you know, and spread the vibes of reggae music, is not easy. Life is very, very, very hard. So maybe we have to do more. We have a lot of road to do, a lot of road to do. In italiano. Quello che volevo dire è che magari noi siamo qui, ogni volta che siamo al Sunsplash ci sembra che il reggae in Italia sia una cosa enorme, bellissima, gigantesca, che
tutti vendono i dischi, siamo tutti delle star, c'è un grande movimento, ma in realtà nella vita di tutti i giorni andare avanti per gli artisti reggae in Italia o diffondere questa musica in Italia è veramente veramente difficile. Le radio non le passano, la televisione non le passano, i giornali non ne scrivono, cioè guardiamo in faccia la realtà. Ci sono quelle poche famiglie di artisti o tante che però spingono delle cose che rischiano che se non c'è una grande cooperazione, una grande unione tra tutti, si perdono in mille affluenti senza confluire in un unico grande fiume. Non so, credo che in realtà c'è ancora molta strada da fare perché il reggae abbia il rispetto e la dignità che si merita anche dalle altre persone. Insomma, questo è quello che io modestamente penso, magari so se qualcuno mi vuole contraddire o dire la sua, però questo è quello che vedo dalla mia esperienza, insomma. Diciamo che stiamo un po' costruendo la cosa parlando tra amici. Volevo chiedere se qualcuno aveva domande nel frattempo, perché non vorrei che sembra solo una cosa tra noi che parliamo tra di noi. He just wants to know if anyone in the audience has a question. It's not just about the people on the panel. If anyone has any questions about the reggae scene here in Italy that they'd like to ask, please feel free to do so. E continuando, siccome siamo partiti dal passato, cercando affinità e differenze, darei la parola a Treble, ex membro di Sud Sound System, che adesso comunque compone e produce musica come produttore, artista solista e collabora con giovani artisti. Volevo salutare Nico Caldarulo qui con noi in fondo e volevo pregarlo di raggiungerci. Dai Nico, vieni anche tu, che un applauso per Nico. Different Style a Bari, suoni Mudu. Sì. No, diciamo, la domanda è ancora per te le affinità e le differenze tra i tempi passati e il presente, visto che lavori anche con giovani musicisti. So Treble is a man coming from the past of Italian reggae, founding member of Sud Sound System. So the question is the common points and the differences between that era and our times, because he's producing new singers, so his work, he have a close daily relationship with new artists. Sì, io quello che voglio sottolineare essenzialmente deriva dal fatto che il Sud Sound System insieme a altre realtà ha lavorato con il reggae con passione per tanti anni, quando questo non c'era e non se ne aveva neanche una minima immagine neanche sfocata di quello che poteva succedere. Quindi per 15 anni, per 20 anni c'è gente che ha lavorato duro e assolutamente solo con passione rispetto a questa cosa. E credo che bisogna, se siamo arrivati a qualcosa, non è tanto di affinità o di differenze. Secondo me oggi la situazione del reggae in Italia giustamente si sta evolvendo e sta raggiungendo le caratteristiche tipiche di una realtà che si evolve. Quelle cose che rimangono... Sì, scusami. Basically there's a lot of people that did work hard for years and years and years without the imagination that one day would be like today with a festival like this with dozens of thousand people together listening to reggae. Treble was saying is it's not a matter of common points and differences, but it's an evolving reality, so the problems are those of a reality that is evolving. Sì, cioè ci sono delle cose naturalmente in una realtà che si evolve che rimangono attaccate al passato e qualcosa invece che va nel futuro, sia nelle cose positive che negative, poi magari potremmo anche affrontare qualche aspetto. Però sì. So as in every field, every field's in evolution, there's something that is keeping strong ties with the past and things that want to maybe go beyond the past, sometimes also killing the past.
Sì, dal punto di vista dell'esperienza di Sud, perché posso naturalmente prendere, diciamo, ragionare su come si è evoluto il reggae, naturalmente dal punto di vista per averlo praticato come artista nei Sud attraverso il tempo con le realtà che ci sono oggi stasera e che ci sono sempre state. Io credo che il reggae abbia, bisognerebbe riflettere soprattutto sul tipo di energia che comunque è il reggae, perché negli anni ha permesso di arrivare a questo punto, ma dal punto di vista artistico e se vogliamo poi anche commerciale, qualcuno sta cominciando a raggiungere dei risultati che sono comunque importanti, perché alla fine noi col reggae molti di questi artisti ci lavorano e forse fanno soltanto questo. There's a lot of people trying to earn a living with reggae, and for certain people there's some commercial results coming. So the matter Trevor was talking about is the kind of energy you want to put into the music, relating on that. Sì, diciamo, la forza dell'energia naturalmente non solo dal punto di vista del ritorno economico, ma posso fare un piccolo esempio, piccolo per quello naturalmente perché è legato al territorio piccolo come il Salento, però molto importante. Cioè i Sud, grazie all'energia del reggae e nel Salento, hanno fatto veramente una rivoluzione musicale, ma non solo musicale, culturale. Se lo dico io, lo dico perché lo sento veramente e vedo naturalmente dopo 15 anni quello che è successo. I want to do an example talking about what I know very well, so the social condition in Salento and the history of reggae in Salento. Doing the reggae Sud sound system got really a revolution in Salento. Sì, una rivoluzione, questo significa dal punto di vista culturale, musicale essenzialmente, ma anche culturale, perché adesso molti contenuti che c'erano e che qualcuno ha potuto promuovere, come i Sud, per esempio il dialetto salentino, il recupero della tradizione, adesso non ne parla e non lo praticano soltanto i Sud Sound System, ma anche tante altre realtà che seguono i Sud nel reggae. Beh, c'è, Sud Sound System did put the popular tradition, the folk music from Salento into the music, opening the road for a lot of people after them. So now it's a lot of artists doing reggae, doing music, singing in Salento's dialect. E credo appunto che l'energia di tutto questo deriva proprio dal reggae, che è una musica, voglio dire, che prende a un livello forse più profondo, almeno per quanto ci ha riguardato, ci ha permesso di esprimere, e questo ha fatto in un certo senso scuola. Ma naturalmente la cosa importante che voglio sottolineare ancora una volta è che tutto questo è successo perché il reggae è stato portato anche nel Salento da gente, da artisti che lo hanno immaginato, se lo sono vissuto. Per esempio facciamo il caso di Nico Caldarullo, naturalmente di Different Style, che per noi sono stati dei padri anche dal punto di vista dei principi con cui si doveva lavorare facendo reggae. So the beginning was reggae, and reggae ignite a sparkle and Sud Sound System, deeply influenced by reggae attitude, felt the urgency to express themselves in dialect, and this is because the energy of reggae, so basically the energy of roots reggae, but also dancehall with strong energy and strong topics. And there were some people, some pioneers like Nico Caldarullo from Bari going to Salento and bringing reggae there, and Nico is like a father for guys like the old Sud Sound System in those days. Sì, è una cosa che cerco di raccontare e di spiegare bene alle nuove generazioni, assolutamente, tener conto sempre delle fondamenta di una storia di cui ci si rende partecipe, perché come una casa, se non ha buone fondamenta, cade. E allora la stessa cosa per una storia che tra l'altro è in evoluzione. È importantissimo che la gente nuova sappia da dove si sta venendo e quanta passione quando non c'era niente ci ha messo la gente che lo ha fatto. So this to say that
a strong house have a strong foundation. So Treble is telling to the young artist which is collaborating to those old stories, because he want to get those youths aware of the energy from the foundation, and there are that way because of that energy and that foundation. Maybe also they're unaware of that. Sì, volevo chiudere solo con un'immagine. Come bisogna immaginare questa realtà in evoluzione come un albero che ha le radici e può fare i frutti solo perché c'ha le radici, perché è attaccato alla terra, naturalmente poi si protende verso il cielo, no? Per l'evoluzione, per dire. So there's a classic metaphor, it's a fruit tree that is getting fruits every season thanks to his strong roots. So don't have to lose the roots of the Italian reggae. Grazie. Okay. E, siccome la prospettiva è un po' quella del passato che viene verso il presente, darei a questo punto la parola a Nico. Nico Caldarulo suona in Mudù. Quando suonate qui al Sunsplash? Mercoledì alle 19. Mercoledì alle 19. Nico ha partecipato all'esperienza Different Styli, quindi anni 80, ed è arrivato fino a noi attraverso altre esperienze come gli Struggle. So Nico was into reggae as performer from the 80s, from the Different Style experience, and he had other very important experiences like Struggle, Nico is based on in Bari, that it's not Salento, but Struggle was a mixed thing between people from Bari and people from Salento, and he's still doing music with his Swanee Mudu project. It's like a blend of deep roots dub and poetry. So the question is about the roots of Italian reggae coming into the present and the future. Ciao a tutti. Qua una mezz'oretta fa Filippo Giunta mi chiedeva se avessi bisogno di qualcosa, e io sorridendogli gli ho detto: no, guarda, sto bene. Avrei voluto dirgli altro, avrei voluto dirgli: non mi sembra di stare in Italia. So an half hour ago Rototom's Filippo was asking me a question: are you all right, do you need anything? And I said yes, I'm okay, but I would have been said to him something else, like it doesn't seem to be in Italy here at Rototom. E non sembra l'Italia perché oggi in Italia e credo in Europa esistono delle realtà sociali che ci portano a pensare, ci portano a riflettere di che cosa è e può essere il futuro, diciamo, dell'intera umanità. So in Italy and in Europe there's some harsh realities that are generating in us questions about the uncertain future of the humanity. Dopo la morte di Bob Marley praticamente c'era un vuoto musicale, nel senso che nel mondo veniva riconosciuto Bob Marley, e quindi, a parte qualche eccezione tipo i Black Uhuru e qualche altro nome, Gregory Isaacs, diciamo non esisteva questa diciamo idea che oggi ci porta qui a incontrarci, a essere, no? Da ben 15 edizioni. And in the musical world, the loss of Bob Marley was a very hard thing to pass by. There were at those times any other big names, as for example Gregory Isaacs or Black Uhuru, but with Bob Marley went away a universal idea, like the idea that is carrying us now together with reggae music. Quelle persone che avevano incontrato quel tipo di profondo messaggio
hanno avuto due possibilità: o percorrere il sentiero, la strada di Babilonia, o costruire un sentiero differente che sicuramente portava in salita. So it was a turning point, the last of Bob Marley. So it was basically two ways, like falling into the hand of Babylon or going into an uncertain path and building the positive this way. Le prime persone che hanno cercato di proporre questo genere di vibrazione, di energie, di contenuti, di messaggi, sembravano un po' dei carbonari, dei clandestini. Parlo di Vitino, parlo di Giants, parlo di Pierre, parlo di Fabrizio Laganà, di Lampadred, parlo di Marco Provvedi, dei Già Childre Family Band da Catania. So the very first people doing that, Puff Bong, like trying in any way to refuse the compromises with Babylon, did appear like underground subversive people, and I'm talking about Vito Ward doing reggae on the radio since 1988, or Treble, or Fabrizio Laganà, and me and Steve Giant, for example, and Mimmo Pizzutilo, that it's not with us today. Okay. Ed eravamo pochi, e la situazione non era, appunto, era praticamente veramente difficile, nel senso che si faceva i concerti, si facevano migliaia di chilometri e magari c'erano 15 persone che ti ascoltavano. Per cui vedere oggi comunque che questa iniziale carboneria, questa situazione è partita un po' quasi come passaparola, no? Come è stato il concerto di Bob Marley, che le poche persone che sono riuscite a ad arrivare a viversi quella cosa, no? Perché non era facile, no? C'è da dire anche questo. So it was a very underground thing, like doing concert for a very dedicated people, but very few on the numerical side, as few dozens of people. But it was a very arty thing, calling themselves like spreading a message, and for example, he said it was Bob Marley in Milano. It was a huge event with 100,000 people, but for people living in the south of Italy without any money, without any work, it was difficult to go there in any way. Allora, essere in tanti o essere stati in pochi ci dà l'idea della verità di questo sentiero, ci dà la forza di pensare che siamo dovremmo essere responsabili di quello che poi in fondo ascoltiamo 24 ore su 24, dovremmo fare e praticare non solo in questi 12 giorni questo genere di cosa, ma nella vita portarlo come stile di vita che può migliorare questo pianeta. So we were few, and now we're a lot more, and seeing a reality like the Rototom Sunsplash is getting us a lot of strength to practice this every day, 24 hours a day, for years and years and years. Grazie a tutti quanti voi. Volevo sentire adesso Vito War, che c'ha sicuramente qualche cosa da dire. È sempre un piacere incontrarvi. So thank you very much, and I want to get the mic to Vito War. Vito War, yes. Un saluto a tutti voi che siete qua questa sera. Sì, la mia esperienza nasce appunto proprio con Nico, Different Style, gli Airi di Milano, perché io provengo da Milano, e innanzitutto volevo dire, appunto, sì, Bob Marley è stato catalizzatore per molte persone di innamorarsi di questa musica. E devo dire che ho avuto la fortuna in quegli anni di essere stato contattato da un'emittente radiofonica di Milano, Radio Popolare, che aveva visto
il mio interesse per questo genere musicale e forse anche loro come pionieri volevano proporlo a livello radiofonico. So Vito War is such a pioneer of the reggae broadcasting in Italy. He was a little kid at the Bob Marley's concert in June 80 and he did start in 88 a radio show and is already running in those days and he was very into reggae, was sharing the vibes with the people Nico was talking about and he had this chance to, he was contacted by a radio station like an underground left-wing radio station, very popular in a way in Milano, and the idea was to set up a reggae show in the late 80s. Sì, diciamo che io sono stato uno dei primi che ha avuto il coraggio anche a Milano di entrare in un centro sociale e di proporre uno spettacolo reggae, perché diciamo a Milano il centro sociale più famoso che c'era era il Leoncavallo, ma era parecchio politicizzato e anche andare a proporre uno spettacolo di musica reggae ai tempi era qualcosa di veramente strano. Infatti la prima volta che entrai fui cacciato. So the things in the social and musical scene were changing and there were those places like social centers, very heavily politically influenced places, and Vito had the urge to propose reggae in a social center, and a place in which there were people struggling, doing fights, doing political and social fights since the early 70s. So he went there as a youth, asking some space to play reggae music, and they say probably this is not serious, so go away. we were not interested in that. Sì, no, ricordo benissimo. Poi vabbè, la mia insistenza, perché ci tenevo particolarmente, stavo vedendo proprio anche la nascita dei primi gruppi reggae, così ho continuato a insistere, sono entrato, devo dire, a far parte anche del centro sociale Leoncavallo, così almeno sono uscito dall'interno a cercare di far capire che si poteva cominciare a portare anche degli spettacoli di questo tipo a Milano, e fu la prima volta in assoluto che ospitai i Different Style per una delle notti più belle che abbia mai passato in quel centro, perché ai tempi c'erano migliaia di persone per uno spettacolo assolutamente non conosciuto da nessuno. La voglia di fare, far conoscere, insomma, pubblicizzare la cosa. Poi ci fu, diciamo, un raduno di pugliesi, milanesi nel centro, perché era un'occasione anche per loro di poter vedere i loro paesani, al tempo si diceva, suonare. È stato grandioso. So Vito had a strong determination going there at Centro Sociale Leoncavallo several times, explaining to those very political people the revolutionary strength of reggae and the needs to get relationship between reggae and politics. So he did convince them, and it was the very first time in which the reggae music got into such a political influenced contest, and he did raise up a show by Different Style, a band coming from Bari, from like 800 kilometers, and it was a success, like a lot of people, a lot of Bari people living in Milano going there to see a band coming from their places. And sì, poi diciamo che la mia esperienza a livello di organizzatore di spettacoli all'interno del Leoncavallo è durata 2 o 3 anni. Ci fu anche la prima esibizione dei Sud Sound System a Milano in quell'occasione al Leoncavallo, perciò poi dopo il fattore di muoversi così in città mi ha portato alla radio, e diciamo che io, una cosa al quale a me fa molto piacere, è che i gruppi reggae italiani riconoscono il fatto che Reggae Radio Station sia una delle trasmissioni che in assoluto promuove di più la musica reggae made in Italy. So Vito became a reggae organizer in Leoncavallo, and reggae shows became more frequent, and then he did start to do the reggae show, the Reggae Radio Station, and
One of the things is getting him very proud is that since 1988, Rego Radio Station is one of the better media to spread the Italian vibes, so to play new music from new and almost unknown Italian bands and artists. Come appunto pioniere della musica in radio, anch'io ho visto crescere, diciamo, a livello radiofonico il panorama reggae italiano, perché se ai tempi ce n'erano veramente pochi di programmi reggae radiofonici, ora, come ben tu sai e come molti di voi sapranno, perché in giro per l'Italia, in ogni regione abbiamo quasi una stazione radiofonica che ha all'interno un suo programma reggae gestito o da musicisti o da amanti di questo genere. Una cosa che io spero che venga fatta da tutti i conduttori radiofonici che ci sono in giro per la penisola è quella di dare spazio alle scelte, alle musiche reggae in Italia. Come dicevi tu, ci sono tantissime ottime produzioni made in Italy che devono avere spazio. Se non cominciamo noi, che siamo gli amanti di questo genere musicale, a dare spazio alle giovani e anche a far ascoltare a volte il vintage made in Italy per radio, penso sia fondamentale. Another thing is getting Vito very proud is the fact that this example opened new possibilities, and now 20 years later, every Italian area, every middle or small town have his alternative radio with his reggae show. So he's very proud of it, but he want to underline the importance to support with strength the Italian reggae scene, because there's a lot of good music to be pushed and broadcasted on the radio and to be played and to be enjoyed in Italy right now. Sì, e per chiudere io credo che prima di puntare per molti artisti a quello di essere passati in situazioni radiofoniche estremamente commerciali, che sembra l'obiettivo di molti, secondo me cominciamo dalla base. I conduttori di musica reggae in Italia diano molto, molto, molto più spazio alle produzioni italiane rispetto magari a delle produzioni scadenti giamaicane. So, the call, Vito's call is there's a lot of Jamaican music worse than Italian music, so the call is to push the good Italian music instead of the worse or senseless Jamaican music. Se prima magari ci si poteva lamentare ai nostri tempi di non avere il supporto perché facevamo fatica anche noi a trovare i dischi reggae, adesso di supporto ce n'è tantissimo, perciò diamo per quanto mi riguarda non ho nessun problema, perché appunto Reggae Radio Station dà assolutamente spazio alle nuove, alle generazioni di adesso, a quelle di una volta, ma comunque far conoscere le produzioni made in Italy penso sia fondamentale. Se non si parte da noi, cioè sperare che il business radiofonico commerciale dia spazio, sì, ce la farà uno, due, ma ci sono veramente moltissime produzioni che non hanno nessuno spazio a livello commerciale, perciò credo che siamo noi i primi a dover dare una mano a tutta questa gente che fa della ottima musica. So is again underlining the fact that now there's a lot of very good good reggae music in Italy. At those times, like end of the 80s, we were complaining about the fact almost nobody were producing reggae music in Italy. And now we don't have to complain anymore, because we have a lot of music, so it's our aim to push this music as stronger as possible. Un esempio anche qua al Rototom, non credo che negli anni passati ci sia stata una giornata così incredibilmente targata Made in Italy, che si è partito dal tardo pomeriggio sino quasi a notte con una serie di sequenza di reggae band italiane che hanno tenuto il palco del main stage senza nessun problema. Una volta anche qua il reggae italiano veniva relegato in situazioni di copertura, insomma nel pomeriggio, quando magari la gente non era predisposta a seguire molto perché ha anche altro da fare all'interno di questo splendido parco. Perciò la giornata di ieri penso e spero che sia un inizio per avere nel cartellone del Rototom Splash spesso e volentieri magari band che aprano show a big star che arrivano da oltreoceano.
A proof of this great quality is yesterday's lineup. So hours of very good Italian reggae with great bands from the past and from the present on stage, and in the Rototom Sunsplash early days, a lot of people were complaining that Italian bands were relegated in the afternoon under the blazing sun, forced to play in front of 10 or 20 people, and this is a real proof that the things are changed, and I hope to see a lot of shows like this in the main stage at Rototom Sunsplash in the next year. Io vi ringrazio, lascio la parola a qualcun altro, magari se abbiamo qui anche altri amici, ci ha raggiunto anche Big Brother Boone, rispetto, un altro veterano di Boone, ci conosciamo alla fine tantissimi anni. C'è tanta gente e mi fa piacere, abbiamo chiamato tanta gente per costruire questa cosa senza una traccia troppo rigida. Siccome stiamo parlando noi, volevo ancora una volta chiedere a voi se volete fare domande, se volete intervenire. Io una domanda che è anche un po' gettare un sasso. Una parte della risposta l'ha data Vito, o comunque era un incoraggiamento. Dalla parte di qui ci sono produttori, organizzatori, DJ di trasmissioni a tema che spingono. Dalla parte di qua ci sono appassionati. Io ormai partecipo all'università, fra un po' avrò la laurea. La scena reggae l'ho seguita tutta, perché ho qualche anno più di voi. Rototom è una realtà, sì, è vero, e lo sappiamo. Comunque, parlando in particolare di Milano, però, si arriva a tutta Italia. Ne traduco un pezzo. Ok. So the question is, I did follow very close the Italian scene, I'm from Milano. I did follow every single lesson of the Reggae University, so I'm almost graduated in all those years, and it's like I'm in front of artists, performers, radio personality, writers, journalists that are pushing reggae, not only Italian reggae, and this other side, it's of people going to the shows and listening to the music. Una parte l'aveva espressa Giacca, un altro pezzo l'ha detto Vito, comunque il problema è questo. C'è stata una progressione, una volta era carboneria, erano pochi idealisti che portavano avanti il sacro fuoco, adesso c'è più fiamma, però la realtà sociale e politica fuori è cambiata tragicamente. So the question is about the relationships between reggae music and reality, because at the very beginning, there were a few people like underground subversive above, so Nico was telling this, and now there's a lot more of people, but outside reggae music, the reality in Italy on the political side is very hard. Allora, c'è l'Isola Felice, il Salento, e so che le dancehall stanno cominciando ad avere quelle in spiaggia, incursioni, e le stroncano. Finisce la nottata. C'è l'altra isola portata avanti da Steve con i suoi dintorni, dove ci sono delle splendide serate, c'è Roma. A Milano i locali un po' alla volta li hanno chiusi tutti, gli spazi sono pochi e si fa fatica. C'è stato un attimo l'acqua potabile, un sogno durato pochissimo. Devi tradurre? Gli spazi sono pochi, vengono chiusi, reggae ancora associato a drogati. Io non ho mai visto tanti cani in accoglienza a Rototom, dalla stazione al casello, cioè era un canile unico. So if you putting reggae into his society in Italy, there's a lot of problem, like dancehalls being broken down everywhere, on Salento's beaches, on places in Rome, Milano, and it's very hard to find places and venues to do reggae, because reggae is also in these days strongly associated to drug addicts, to drug users. Quindi la domanda sasso, dubbio mio personale. Persone come Sean Paul, Shaggy,
vengono conosciute dappertutto, commerciale eccetera, le senti dappertutto, gli altri spariscono. Qui in Rototom quest'anno ho trovato piacevolissimo, ho detto ah c'è spazio per gli italiani, mi sono trovata una serata come quella che ci sarà stasera, solo dancehall, sul palco anziché nel tendone, che è una piacevole novità, che è interessante culturalmente per i nuovi fenomeni, però io mi accorgo che i ragazzini sono più affascinati dalla dancehall come fenomeno modaiolo, trendy diciamo, è ballabile, è accattivante e si perde per strada l'altra cosa. Quello che è commerciale trova uno spazio. Scusami che traduco. So this is a question but a provocation too. In the recent year I saw the rising of people like Shaggy and Sean Paul becoming well-known artists, very popular artists, very connected with the dancehalls. And it's a surprise for me to see a huge Jamaican dancehall shows as tonight. It's very good, but my feelings is that young people is coming to dancehall because fascinated by the fashion thing, and they're losing the message of reggae, the message from the foundation of reggae. A questo punto domando, chiedo, cosa si può fare, che potere avete voi che per il futuro? Non è più carboneria, ma il rischio è comunque che si disperda gran parte di questo che è nato, è sorto e sta crescendo. So the question is you spreading the vibes if you're thinking about the menace to have those revolutionary issues coming from the reggae from the past being lost because of this fashion trend coming with new dance. So can we do something about it? Adesso non so se... Era un sasso lanciato. No, il seguito c'è. Ma guarda, io se si pensa se che posso... chi ha più potere possa buttare delle altre lenze al di qua per capire insieme... Non so se, chi risponde, voleva dire qualcosa anche Anti. Certo che devo dire, è importantissimo sta roba qua. Il reggae per me ha avuto un impatto bellissimo iniziale, ancora adesso ci sono i riflessi di questo, c'è la speranza di cambiare nonostante i governi europei, non parliamo di chi vuole copiare Hitler in Italia, so, non parliamo di tutto quello che politicamente fa male a tutti i precari che non sono potuti venire qui. Ma è importante risponderti a te, praticamente, prima di venire qua, un articolo sul giornale... Anti, fammi tradurre un attimo. Ah. So, I want to say something very important. I love reggae as a revolutionary force to change the world. Perché io amo il reggae da una vita, ho seguito tutto il reggae, ho combattuto in una radio a gratis finché non mi hanno cacciato perché non sono disubbidiente, perché devo obbedire per guadagnarmi da vivere. Sono precario tuttora da 4 anni e come scrive qui il Gazzettino di Treviso, prima di venire qua, la settimana prima, ho presentato delle canzoni da quando sono precario, 5. Tutte sul roots, tutti sui problemi, tutto per combattere Babilonia. È importantissimo l'ultima, non piangere. Dove che non dovete piangere, ma combattere insieme e dare dei consigli. Fermati un attimo. So, I did struggle for reggae, like trying to work on radio station, but I was got away from the station because I'm not an important people, I'm not a rich people, and I'm unemployed, and I'm a reggae artist too. Trying to get an important messages on reggae. E la fortuna di Anti è anche comunicare con Rasta Snob, la fortuna di Anti è poter essere Sunsplash, avere tutti gli amici come i Vida Ada che hanno dato anche ad Anti una carica per dire Anti dai, canta anche tu, non c'è problema, si può cambiare lo stile, non dovete copiare niente, dovete essere voi stessi, combattere questa Babilonia vuol dire anche altre cose, una fra queste a febbraio io ho fondato un partito nazionale per legalizzare e si chiama Sinistra Critica. So I want to spread this message, like we can change the world with reggae, you have to express yourself as artist or DJ or journalist, no matter, you have to
to find your style and do something for the society. I did found a national party for the legalization of the marijuana, and the name of this party is Critic Left. Allora, prendo la parola. Scusate un po', eh? Allora, anch'io come Vito da 20 anni faccio reggae music, e a differenza di Vito la testata me la sono creata dal nulla, grazie alle continue sollecitazioni di mio fratello, che era il cantante dei Pittura Fresca e dei Puff Bong. So I'm Steve Giant, I'm on reggae since the 80s. And the differences between me and Vito, for example, is that I didn't look for any press, but on the pure DIY style, I did found myself a magazine. Sì, sono rimasto anche l'unico a fare un magazine in Italia. All'inizio era una passione, ormai è diventata una missione, cioè ormai produco, scrivo, vendo porta a porta e regalo, quindi questa è una missione generale. So my magazine is basically the only reggae magazine in Italy. At the beginning it was a passion, and now and in the years it became a mission. So I'm writing, doing the pictures, doing literally with my hands the magazine, and I'm selling it almost door to door. E malgrado tutta questa fatica, comunque è una soddisfazione grandissima. Poi se si hanno a che fare con certa gente che come te hanno questo fuoco dentro nel cuore, perché questo, al di là di soldi, al di là di cachet, questa è la prima cosa, il fuoco che si ha dentro. And apart some moments of disillusion and being tired, it's very, very good to me to see how many people are reading my magazine, and to discover that that to share the vibe that it's not a matter of money but of passion about the music. E naturalmente situazioni come Vito, cioè programmi radiofonici, dischi, insomma tutto fa questo circuito reggae che è cresciuto ed è diventato quello che è, anche se poi il Rototonsa Splash è una faccia del reggae in Italia, magari la faccia più bella, però sotto ci sono lavori duri giorno per giorno con grandissimi ostacoli. And I'm very glad to see how the scene got bigger and bigger, and to see this festival with a lot of people. But I'm agreeing with Jaka, saying that this is just a mirror of a very different reality, with a lot of people to survive with their work on reggae with not so good results. So it's an everyday struggling for a lot of people. Poi vedo tanta gente che piove, quindi si ripara, quindi cosa, la cosa positiva. It's very good to see a lot of people here to listen about Italian reggae music, but maybe it's because it's raining, so it's just a matter of being covered by something for the rain. Ecco, la situazione è andata avanti dai primi mitici provvedi, Nico, organizzatori incredibili che naturalmente perdevano centinaia di migliaia di lire. Adesso la situazione è che, se vedete anche la guida, ci sono festival dappertutto: Sicilia, Sardegna, Positive Vibration, Salento, Bornasco. Quindi la situazione sembra in apparenza positiva. So the things are changed since the beginning. So the very heroic times, the beginning, we have people such as Marco Provedi in the first row. We want to get a very warm welcome to him, and to Fabrizio Laganà in the first row, people that
worked a lot and are working still for reggae music. And now if we look to the papers and to the posters, we see reggae festivals everywhere, from the north to the south to the island, and the situation seems to be better. Seems. Sì, perché poi arriva l'inverno e con l'inverno, ai ai ai, arrivano i problemi, chiudono i locali a Milano, non a una cittadina. A Roma non c'è uno spazio per il live. Siamo ormai il nord-est, il Vibra di Modena, Firenze col Flog già cade, e poi qualcosina in Salento, ma di solito i grandi artisti andare giù al sud col cazzo che vanno, perché c'è troppo tempo e troppo denaro. So the other sad face of the reality of reggae in Italy is after this glorious season that is summer with a lot of people attending the festivals, winter time is coming and everything is getting down, like no venues in almost all the cities, like in the south in particular, it's very hard to get the Jamaican artists to perform there because of the mentality of the club owners, and because of the less of venues and clubs. Perché il problema è questo: ci sono tantissimi gruppi che annunciano dischi, però poi se non suonano, anche perché dei dischi non è che si guadagna, anzi, io credo che la grande forza di internet è perché trovi tutto e quindi tu fotti le produzioni piccole, che magari cercano di costare meno, però poi sono autoprodotte, quindi ci sono sicuramente dei problemi nella diffusione, anche gli stessi negozi di dischi ne stanno chiudendo uno ogni giorno o quasi. So the sad face of the reality is also bands working to cities, but it's very hard to distribute those cities as independent distributors, and the peer-to-peer downloading from the internet is getting very bad to the music, and so it's difficult to sell music, and it's difficult for the Italian artist to get venues in order to perform or having long or short Italian tours. Per arrivare al dunque, anche perché lasciare la parola a tutti, io stesso faccio gli allegati con i gruppi, non so, qua con Alborosi in copertina c'è Jimmy Vistoli, con gli Africa ci sono i Carabinier, con i Mostri ci sono i Verrospia, quindi questo per far girare la musica. E quindi la mia proposta è questa, e vedendo anche le esperienze che sono un festival invernale fatto in una settimana a Marghera, Winter Splash ha portato 1000 persone più una decina di gruppi che suonavano, lo Showcase Stage che quest'anno è stato rafforzato col Vibra, con la Fucina Controvento, col nostro lavoro, portano gruppi nuovi, diffusione nuova, nuove situazioni. Quindi io propongo a Filippo e gli amici del Rototom che il Sunsplash va bene per 10 giorni, ma dovrebbe sostenere magari con un bel circuito, anche perché organizzare concerti reggae in Italia, soprattutto anche tour esteri, cioè artisti esteri, è un casino, tra artisti omofobici e artisti che praticamente saltano da un momento all'altro. La mia proposta è quella che bisogna fare un circuito reggae con i locali giusti, sostenendoli e magari facendoli aprire con i gruppi italiani. Steve have a very strong proposal, is working on the field, is doing the Rasta Snob magazine, putting on the cover very important people like Alborosi, but almost rising musicians from Italy. He's complaining that it's very hard to organize shows in the winter time because after the 10 days of spotlight of Rototom Sunsplash, it's very hard to work. So
he was asking, he's setting up shows in the Venice area with Radio Base at the Fucine Controvento, and it's a very positive experience. And he was asking to Rototom's Filippo to give an helping hand to the promoters during the winter time in order to have a continuity behind the Rototom Sunsplash and the rest of the year, in which the people working in reggae are very struggling to express themselves and to survive. Perché comunque il vero fuoco, il vero caldo è in inverno, dove fuori fa freddo e tu dentro, magari fumandoti una canna, se si può, ascolti giovincelli come Bunna, che sono da 27 anni che fa musica, o i Sud Sound System, o comunque le nuove generazioni. Ecco, questo per fare una propostina, cioè cercare comunque l'unione fa la forza. Grazie. Because reggae is good for summer time because of the hot weather, but the winter time is cold, so we need very hot vibes for the winter times. Vedo che Bunna ha preso la parola. Tra l'altro vorrei più tardi far parlare persone che sono qui dall'inizio, come Train to Roots, Testone Boots, oppure anche Paolo, che poi ci parlerà della scena dub dei Beer Stars. Benvenuto a Bunna, Africa Unite, 27 anni sulla scena in Italia, informissima. Grazie. Ieri Grazie. Sera on stage, 27 Grazie. Years of very good music, an amazing show yesterday night on the main stage, Africa Unite. Grazie Pier. No, volevo dire assolutamente, dare una risposta a lei che ha fatto prima, che cosa può fare il reggae per questa situazione. Il problema, io penso che questa del Festival del Sunsplash è sicuramente un'isola felice, però purtroppo fuori di qui le cose sono veramente molto complicate. Lei ha portato l'esempio di Milano e conosco un po' quella situazione, nel senso il Leoncavallo è sotto sgombero, le situazioni, la Pergola è sotto sgombero, le situazioni comunque all'aperto, con questa cosa dei fonometri, i concerti non devono superare tipo gli 80 decibel, Alborosi ha suonato alla Cascina Molouet e la gente parlava e si sentiva più il brusio delle persone che parlavano tra di loro piuttosto che il concerto. Sorry. So yes, I have the same impression than Steve. Rototom Sunsplash is amazing, is very good, but outside of here the reality is very hard. We have very restrictive laws concerning the volume of the music. Just few days ago, Alborosi in Milano was mashed down by the communal laws concerning the volume of the music. So it was performing on stage without any volume because they were afraid about a very high fee from the police because of that. And historic places for reggae in Italy is like and for youth culture and politics in Italy, like Pergola and Leoncavallo in Milano are getting closed by the police and by the authorities because are free places with people with free people struggling to survive. Esatto, io penso che sicuramente il reggae, nel senso come è la sua caratteristica, nel senso può portare un messaggio, diciamo, tra virgolette, di rivoluzione, ma secondo me il problema è più grande, non basta sicuramente solo la musica, insomma, azioni per, come si dice, sollevarsi, però purtroppo fin quando non c'è coesione, fin quando non c'è veramente un piano per portare avanti, tra virgolette, una rivoluzione, io sono convinto che i presupposti ci sarebbero tutti, nulla potrà cambiare, potremmo continuare solo a lamentarci. So we're talking about reggae, but reggae is strongly connected with everyday life, and our life is basically our rights and our freedom that is getting less and less and less every day because of the laws, because of the politics. There is this economical crisis, so a lot of people doesn't have any money and have to struggle to survive, so they're thinking about getting to the end of the month instead of expressing themselves or getting free in any way. So the reality is very hard, and the problem is the system getting the people so divided, the less of the unity. So we need
a unity in order to have a very strong voice, but the system is crashing us down, and it's very, very hard. And this is an answer to the question of the girl in the front row. Grazie, Buna. Più tardi magari daremo la parola anche a Buna, anche lui, insomma, testimone degli inizi del reggae. Io volevo far parlare i ragazzi dalla Sardegna, oltretutto è una cosa che ho molto a cuore, perché sto seguendo abbastanza da vicino la scena sarda, è una scena che sta dando dei bei frutti negli ultimi anni, è una scena ovviamente geograficamente anche isolata dal resto e dalle sue peculiarità. Ha delle belle bands, ha degli ottimi cantanti, dei sound systems, è una scena molto unita e i frutti di questa scena sono per esempio Train to Roots sul palco ieri sera, sono dei bellissimi dischi che stanno uscendo e anche un festival. So, I like very much to push the new reggae scene in Sardinia. Sardinia is a big island, probably you know, a big island in Italy with beautiful beaches. And reggae music is getting big there. It get bigger and bigger there in a way a little different than other places, because it's in a way isolated from the rest of the country. So the people there did raise up a scene, developing a strong roots consciousness and a strong roots sensitivity, and the very good fruits of this scene raising is a lot of love shared by band like Train to Roots and Arawak, another important experience of the past, and sound system as Big Island Sound and Bass Conquerors and Wild Flava and singers and little labels doing very good music. So the mic to Dr. Boost is a singer and producer. Sì, io penso che quello cioè il fattore perché funziona in Sardegna in questo momento sia proprio il fatto che non esista il concetto di competizione comunque, cioè noi non ce l'abbiamo comunque. E in Sardegna non viene chiunque, non viene quello che sta andando di moda magari nel resto della penisola, non deve venire per forza il big, si parla quando si chiama un artista e si cerca di fare un qualcosa di bello e comunque di positivo, e comunque fatto con amore. Cioè in questo modo, per esempio, io che vengo da Olbia, lui che viene da Sassari, i Train stanno lo stesso a Sassari, facciamo delle cose assieme comunque. Ah, ok. So I think the scene is working because the love to share with our friends is very important. So we don't want to set up concerts by very popular artists to have thousands of people if we don't like the artist. We want to get to Sardinia people that we strongly like and share the vibe with them. So it's no matter if we're talking about almost all known or unknown artists, because we want to share the vibes with them and we want to get the vibes to our people. Sì, c'è un esempio, non vedete adesso per esempio in Sardegna organizzando dei clash, per esempio dei clash fra sound system. Queste cose non succedono perché non... cioè io lo so come finisce. Finisce che siamo lì, che mettiamo i dischi, ci beviamo la nostra Ichnusa, fumiamo assieme. Non ce ne frega nulla di stare a metterla sulla competizione. Sento dei clash, facciamo la guerra. Non mi piace questa cosa. Non mi fa prendere bene a me. So, poi è anche divertente. Io mi rendo conto che sia divertente. It's not a matter of criticism about sound clashes, but for example... sound clashes are very far from our sensibility. We don't want to do any clash because we want to share the vibes with our people, to smoke our weed and to drink our beer, and we can't figure us in any way doing a clash. But I'm not doing criticism because I understand that doing a sound clash is a very funny thing, but it's not in our nature, for example.
Sì, infatti, è l'esempio pratico è proprio quello che abbiamo fatto anche quest'inverno. Loro stanno a Sassari, hanno suonato un ritmo per la Big Island che sta ad Olbia, hanno cantato Roots Manai e Shaka Root che stanno al sud Sardegna, Roots Manai d'inverno sta a Firenze. Io sto ad Olbia, quest'anno c'è il festival, c'è Sardegna Reggae Festival organizzato da Bass Conquerors e sto collaborando anch'io con loro. Cioè concentriamo la condivisione della cosa in questi termini, ecco, non nei termini della sfida in qualche modo, non mi interessa. So we want to share the vibes, we want to involve a larger number possible of friends in our things, like doing rhythms and inviting a lot of other singers, no matter if they're from other countries, as I'm from Olbia, for example, and I'm working closely with people from Sassari and their people, Sardinian people going in Italy to study, and so living the thing from far, getting in Sardinia from time to time to sing. And there's a festival organized this year for the very first time in the north of the Sardinia with highlights like Al Campbell, Ranking Joe and Twinkle Brothers. But this is another thing. This is Simone from Bass Conquerors, Roots Sound System based in Sassari. Buonasera a tutti. E niente, stiamo organizzando un bel festival, finalmente siamo felicissimi nella nostra isola di accogliere prima di tutto un incontro, quindi di varie culture, di vari sound system, di vari cantanti, ma anche che si è creato durante questi anni passati, svolti durante gli inverni. Come stavate dicendo voi, in Italia non c'è nulla d'inverno, in Sardegna invece si costruisce un qualcosa, si mettono dei semi, appunto con un seminando festival, un appuntamento al mese, chiamando artisti giamaicani, inglesi, che... So I'm very glad to be here, and I want to get you aware of this important festival we're setting up for the very end of July in a small village in the Sassari area. I was hearing about the crisis of the reggae in the winter time. I'm adding something to the words of Simone to contextualize. In Sardinia things are smaller because the scene is smaller if you're comparing to other places, but they're working a lot in small places also during the winter town, with the winter time, like seeding the seed and calling foreign artists, and they did raise a festival on a place that it was mainly one big show on a monthly basis, calling artists mainly from the UK root scene. La cosa che terremo a sottolineare è questa: noi condividiamo talmente il discorso di Steve che forse facciamo anche qualcosa in più. Quando noi organizziamo il festival in Sardegna, oltre a far suonare naturalmente artisti sardi, come possiamo essere noi Trento Roots, Arawak o altre tantissime band reggae che ci sono in Sardegna, condividiamo il palco con questi artisti. Al Campbell e Ranking Joe, che vengono a suonare in Sardegna, suonano con i Trento Roots, non si portano la band dalla Giamaica. And sì, for us is very good to share in the vibe with the artist and to push our bands, and our experiment is to get in touch with people like Al Campbell and Ranking Joe, but we want to carry them in Sardegna, and we want to work to have Sardinian bands doing the job of backing bands for them in order to share the vibe. So we're setting up the things in order to have proper rehearsal and to have for example Arawak doing his own set and then playing as backing band for Ranking Joe, for example, or Trento Roots doing the same with Al Campbell, for example. Io penso che sia proprio questa la forza che ci stia facendo lavorare tanto in Sardegna, perché come diceva Tex One, che poi è l'organizzatore primo del festival, non c'è differenza tra inverno e estate, non siamo quelli che aspettano i turisti o le spiagge belle. And this is, I think this is a very good recipe, and with the our scene is smaller, so we have to struggle
every single month of the year. We don't feel any difference between the summertime and the wintertime because we have the tourists, but they're not tourists involved and interested in reggae. The scene is relatively small, so we have to struggle every single month, and we can't feel the differences between the winter and the summer. È stato un lavoro durissimo, loro lo sanno per primi come sono system, magari ai gruppi va molto meglio perché l'impatto scenico dal vivo è più piacevole che avere un DJ e qualcuno che ti canta sopra o ti parla sopra, come dicevano all'inizio. C'erano amici all'inizio alle loro dance che mi dicevano: ma perché non mi fanno ascoltare un pezzo? Perché mi tolgono il pezzo dopo 30 secondi? Gli salta la puntina, cosa succede? Mancava proprio la cultura del genere. E, lavorando tantissimo, dalle danze con quattro persone davanti si è passato ad avere Abbascianti che suona fino alle 7 del mattino e vuole continuare a suonare perché gli piace la situazione. So we like this kind of people because with some work more we can have a situation a lot better than an artist singing showcase style over a record or a CD. So this is very good because you have a band, no matter if it's not a band coming from Jamaica or from UK, the important is the good vibes and the good music. And we did work a lot and we did struggle a lot to seed reggae culture to completely uneducated people. So to us it was very hard to do some juggling and play, for example, 10 seconds of every tune. It was better in order to educate the people to do a softer work, and now the results are very good because a lot of people that were unaware about reggae, like 1 year ago or 2 years ago, now are coming to every dancehall and to every show. Penso sia questa la forza in assoluto, il mischiare quello che vorremmo far uscire fuori come le giovani band o come noi stessi, noi Trento Roots, è quello che già ci piace perché è già affermato, creare una combinazione, e penso sia questo. Un esempio pratico è il doppio rhythm che è uscito dal disco. Ci abbiamo la produzione interamente sarda con il Sagana Rhythm, dove cantano esclusivamente cantanti sardi come Dr. Busi, Shaka Roots e Roots Manai, e c'è il dub di King Kietu, e abbiamo la produzione con Sardinia Reggae Records invece, dove puntiamo Trento Roots Rhythm ma cantano Ranking Joe e Relol Bellot. And we want to mix our culture with the institutional reggae culture, and one example is our records. We just raised some labels and just pressed a few 7 inches in which we have Roots Rhythm completely produced in Sardinia by musicians and producers, and over the same rhythm we have local singers as Boots singing in Sardinian language, but also people as Errol Bellot and Chanter and Ranking Joe singing in Patois and English. So it's mixing up the vibes together. Magari ti faccio una domanda per chiudere la cosa, sempre tornando all'uso del dialetto. So che voi usate il dialetto e mi chiedo, la domanda è perché lo fate e cosa vi aspettate che generi in chi vi ascolta. So getting back to the use of the dialect, so localizing the global reggae vibe. So Trento Roots are using Sardinian dialect. So my very basic question is why you do that and what you're expecting this is generating to your audience. Si usa dire la Sardegna non è Italia, io sono continentale e posso affermare che è così. È un'altra cosa, è un'altra nazione, c'è un altro modo di pensare, un altro modo di vivere, è un altro modo di parlare, diversi modi di parlare, talmente tanti che ci sono paesi che distano fra di loro pochissimi chilometri, parlano due lingue completamente diverse. So Sardinia is a very particular place, so we're talking about Italian society and culture. Sardinia is isolated and is a very different place compared to other Italian realities. I can tell you this better than any other people because I'm not from Sardinia. I'm coming from Campania, but I live in Sardinia since a lot of time, and in Sardinia there are a lot of
variations in the language. You can travel like dozens of kilometers and meet people that are speaking very similar to you, but with a lot of differences that you can completely understand them. E abbiamo fatto di questa particolarità una nostra forza, nel senso che non ci siamo mai imposti di applicare quello che viene accademicamente riconosciuto come il sardo, che è il logudorese, anzi abbiamo voluto proprio applicare tutte le diverse varianti, perché abbiamo un cantante che venendo da Senori vive nel nord Sardegna e parla una lingua, l'altro cantante del sud Sardegna parla il logudorese e il campidanese, che è un'altra lingua. Noi siamo voluti imporre di parlare solo in sardo, ma utilizziamo anche l'inglese, perché la musica che ascoltiamo viene dalla Giamaica, non viene dalla Sardegna, e quindi le radici sono altre. Non vogliamo limiti in questo. So we don't want any limits in our expression. We think it's very important to sing in English too, because one big influence is roots from the past with English lyrics. But for example, we are two singers living in different part of the island, and one is singing in Logudorese, that is one of the variations of our dialect, and the other one is singing in Campidanese, that is slightly different. Prendendo tanta forza ce l'hanno data l'esempio dei Sud. Big strength to do that is the example of the Sud sound system, so we did learn a lot from their attitude with their dialect. Trebbe lo sa benissimo, e anche gli altri Sud quando vengono a cantare in Sardegna cantano in salentino, e i sardi cantano in salentino presso loro, quindi la lingua non è un limite, è un qualcosa che ti accresce, è un di più. It's great because when Sud Sound System and other performers from Salento are coming to Sardinia, they're singing in the Salento dialect, and the Sardinian people are singing too in Salento dialect. So language is not at all a limit. It's just vibes as the music. It's a different part of the vibes. È una forza in più. Abbiamo cantato per tanti anni, da 12 anni, canzoni in inglese, balbettando le parole senza capire una parola, e non vedo perché non si possa cantare in qualsiasi altro linguaggio. Il sardo è come l'inglese, è come il salentino, è una lingua. So it's basically lyrics and music, and we don't want to limit in any way our expression, so why don't use the dialects and maybe other foreign languages? So this is the way, like, to don't limit our expression. L'ultima cosa e chiudo che proprio in questo caso oggi proprio mi sono accorto tantissimo, parlando di scena reggae italiana, sentendo i problemi che ha esposto Steve, Bunna, mi sono sentito, penso anche loro, un po' più fortunati, perché forse questo mare che ci divide ci ha salvato un pochettino da quelle che sono queste brutte influenze che poco hanno a che fare con il messaggio fondamentale del reggae. One important thing I want to say is that the distance between Sardinia and the rest of Italy, and probably the rest of the world too, did save us, because the scene it was very small, so this kept us protected from bad influences got in a critical way. So we did raise our way because luckily enough, because we're so isolated, so it was a matter to build our scene, our way to express. E chiunque ne voglia una prova è invitato al festival 31 luglio, 1 e 2 agosto. Sì, volevo ricordare ancora il festival, Sardinia Reggae Festival. Come vi dicevo, gli highlights sono Twinkle Brothers, Al Campbell e Ranking Joe, in questi belli esperimenti con le backing band sarde. Il paesino è Banari. Sì, un piccolo paesino di 600 abitanti a 20 km da Sassari. Abbiamo soprattutto un incontro tra la Sardegna, la Giamaica e l'Inghilterra. È un percorso che abbiamo fatto in questi anni, che abbiamo accumulato un'amicizia con questi artisti, e facciamo il primo festival naturalmente con chi abbiamo seminato, e ora raccogliamo i frutti con loro. So it's the very first experiment to raise a festival like a very small Rototom Sunsplash there for the first time
and it's a meeting of Sardinian, Italian, Jamaican and English culture. And it's in the small village of Banari. The days are the July the 30, 31 and August 1. The highlights are Twinkle Brothers and Ranking Joe, Al Campbell, General Levi, Brigadier Jerry, Brother Culture. Beautiful place, beautiful beaches, not so far. Reggae vibes, something new roots in vibes. Sardinia, roots vibes. Thank you very much. Bless. Io darei la parola a Paolo Baldini. Grazie. Bassista e compositore da master di Beer Stylers innanzitutto, attualmente anche con Africa Unite, qui con noi dall'inizio molto pazientemente, anzi lo ringrazio di ciò, e volevo qualche parola su una scena molto importante che sta nascendo. Abbiamo parlato di artisti importanti come Sean Paul che diventano mainstream, ma anche underground fatica ad esprimersi, e lui ha scelto il dub, che non è certo una via semplice. So he's mainly a dub musician. Dub is very esoterical, it's very underground, so it's a harder path to be taken. So it's very far from the commercial stuff. So this is why I want to hear his words about it. So we did talk about mainstream and the struggle to survive as musician if you're keeping your message underground or you're forced to do that. Ok, ringrazio anche per l'occasione di rappresentare comunque la scena dub in qualche modo in questa occasione. Considerato a volte il lato oscuro della forza, il tempo meteorologico sottolinea molto bene il momento che andiamo a raccontare. Volevo dire sostanzialmente questo, cioè che il dub in Italia in questo momento sta vivendo un momento giovane ma florido. Ed è curioso vedere com'è, rispetto a una volta, quando il dub era una, come dire, un'occasione e quindi un sottoinsieme all'interno del mondo del reggae, quindi il reggae conteneva questa esperienza di suono che era il dub, a volte adesso si riesce quasi a innescare il contrario, diciamo che... So I'm very glad to be here to represent in any way the dub scene in Italy. In a way, it's the obscure side of the force, as the meteorological side is showing us. And some years ago, I was thinking to dub like a branch of reggae. So dub was just a part of reggae, and reggae it was containing dub. And now the dub scene in Italy is very alive and kicking, and to me there's an inversion. So it's dub that is containing reggae. Sì, spiegherò meglio questo concetto. Diciamo che inizialmente una volta il dub, come dire, era considerato l'aspetto strumentale e quindi post-prodotto della musica reggae. Adesso il dub, inteso anche come live show, quindi dub show live, cito Mad Professor, Neil Peart e altre scene italiane, sono un momento in cui i cantanti, i vocalist, hanno la possibilità di cimentarsi sui rhythm e quindi si ricrea quella che era la situazione originaria giamaicana, quando i dub producer erano sostanzialmente i beatmaker che giravano sostanzialmente le version ai singer. So for a lot of times, first of all, dub is getting to producers a lot of creative freedom, but for a lot of producers, dub is just the instrumental side of the stuff. So first is coming the voicing cuts, and then the instrumental as a second option. Now a lot of producers, a lot of us, are starting from the instrumental side of the stuff, and then involving singers, like singing over our cuts and often appearing as instruments in the end of the dub master. And this is something very similar to the
very inborn concept from King Tubby and other pioneers and masters. Okay. Riferendoci alla scena italiana, siamo, diciamo che la famiglia del dub in Italia in questo momento esiste, anche se è ben più giovane della famiglia stessa del reggae che abbiamo qui rappresentato dall'inizio. So I'm glad to say that that in Italy there's a dub family and is a more restricted family comparing to the world reggae family, but it's existing and it's very good. Ecco, questa situazione in questo momento di, come dire, di fermento dub presente in Italia è data. Ok, ci sono. Ok. E diciamo che questa occasione che la scena dub in Italia ha è data dal fatto che comunque l'evento live del dub, che può essere la Selecta, ok, piuttosto che il dub show che citavamo prima, dall'utenza reggae è recepito allo stesso modo. Diciamo, l'utente reggae non ha sostanzialmente, mentre prima doveva trovarsi nella condizione di dover scegliere quel tipo di sonorità, può trovarsi all'interno di un dub show e vivere la stessa sostanza della dancehall nella stessa fattispecie. Cito Abassi Sound System, che la prima sera ha aperto le porte della dancehall qua al Rototom. So it's very good because you can do dub as a band, as a musician outfit, but you can do dub as mixing PA or sound system, and the very good thing is that there's no differences in intensity, and so a guy that want to dance can find the intensity in a show like, for example, Abassi Sound System the very first night in the dancehall yard. Concludo sostanzialmente dicendo che quindi il dub producer spesso e volentieri, come è successo a me nel caso della famiglia Africa Unite, può essere contattato semplicemente come beatmaker, okay? Ma può essere l'elemento che apporta anche, diciamo, la sonorità e il sound decisivo a una produzione reggae conforme, diciamo. I want to conclude getting my example, because I was into a particular kind of sound with Beer Stylers, and I was close to Madaski, and for example Africa Unite did contact me as dub master and beat maker, but after that I became a source of a particular sound for them, so I became an important part of the band, not just as bass player but as sound producers and sound producer, so ideas producer. Grazie a Paolo Baldini. A questo punto darei la parola a Raina. Anche perché abbiamo parlato tantissimo di bands, anzi non tantissimo, solamente di bands, e Raina quindi ci porta anche la testimonianza dei sound system, ma vissuti in una prospettiva particolare, cioè la prospettiva di creare musica sia come band che come sound system, e di unire alla dancehall una sensibilità italiana in qualche modo. So we did talk just about dance, just about the situation and the bands, but the sound system scene is very important too. Now we have Raina from the Villada crew experience, and his music, his art is demonstrating that you can do something unique working on the dancehall side, putting your own language and your own sensibility in your music. Allora, prima di tutto, salve a tutti, e se ci arrivo dovrei suonare il 12, l'ultima dancehall qui, se ci arrivo. So, hello to everybody, if
I will be alive the July the 12th. I will be on the dancehall yard with my friend of Villa da Crew. So it's very hard to work there. Yeah, yeah. E allora, dunque, io volevo dire una cosa che noi abbiamo cominciato 15 anni fa, anzi 16 a ottobre, e dove appunto c'era una scena appena aperta da questi personaggi Foundation che hanno parlato prima. E l'abbiamo fatto per passione, cioè la cosa no, per noi era troppo importante suonare reggae e dire qualcosa sulle basi, quindi l'abbiamo fatto per questo, perché amiamo questa musica. Poi le varie evoluzioni ci hanno portato anche a trovare un bivio se decidere di lavorare con questa cosa e lavorare con una cosa che ci piace, oppure essere impiegati in un'altra alle poste o in banca, e abbiamo deciso di continuare a fare reggae. So Villa da Crew is a 16 years experience. At the very beginning was very simple. No matter how your job is, we wanted to express ourselves with reggae music and to sing our lyrics over the reggae music, no matter if it was a band or a sound system or both at the same time, as often it was. And the time was passing by, and we had to choose if doing this for passion, just for passion of becoming professional, and some of us became professional trying to living of reggae music. Chiaramente spero che tutti quelli che hanno passione possano trovare uno sbocco professionale, in modo che il proprio lavoro possa diventare meno pesante di altri, insomma. So my hope is that everyone have a very strong passion, can work with that passion in order to not suffer of the work, to enjoy the work, to be glad of the every time work. Noi facciamo principalmente dancehall e vediamo comunque la dancehall, oltre che essere un momento dove c'è da comunicare delle cose, magari dei problemi che succedono nella nostra realtà, la dancehall pensiamo che sia anche un luogo di divertimento, di ricreazione. So mainly dancehall is our stuff, and as I said, dancehall is very important because you can communicate a lot of things through that, like singing over the rhythms, like inventing lyrics and going freestyle over the faces you see, the situations. But an important side of the dancehall is the fun. So to us, the fun is very important. We want to create very, very funny situation for people that doesn't have so much fun in everyday life. Poi rispondendo alla ragazza di Milano, dico che per me dancehall non è un genere di musica. Per me dancehall è un luogo dove un certo tipo di gente si incontra e passa una bella serata insieme. Poi a secondo delle persone che ho davanti deciderò se suonare più dancehall, più roots, più dub o più... insomma dipende da chi ho davanti, perché ho bisogno di fare la mia selection. So my answer to the girl on the first row is to me dancehall is not a musical kind, but it's a place, and you have to fill this place of vibes. So you don't have you don't have to be forced to do dancehall. You have to read your audience and to be able to get the good vibes in dancehall style or in roots style. So it's just a place to be. To l'importante, ecco, non è autoesaltarsi, ma coinvolgere più possibile la gente che ha davanti, che è uscita di casa per rilassarsi, per divertirsi, per conoscere altra gente. So to us it's not at all a self celebration, as show to the people we are the number one, but a way to involve the people to the max in the situation, like telling us something, sharing the vibes with them. So no auto celebration at all. E poi volevo dire un'ultima cosa, diciamo che visto che stiamo chiacchierando su, diciamo, da come è nata la scena a come è adesso, volevo dire che adesso, prima eravamo veramente pochi, e trovare un'altra persona che come te in un'altra città o nella tua città
faceva la tua stessa, aveva la tua stessa passione, suonava la tua stessa musica, comprava i tuoi stessi dischi. Prima era una ricchezza incontrare una persona vicina a te. Adesso purtroppo sto vedendo che soprattutto nelle nuove esperienze che nascono, un altro che fa la tua stessa cosa mette paura, è come se ti rubasse spazio o il posto. So we were talking about old to the new, like the old times and the new times, and once we were few and it was a surprise to occasionally meeting people like you, like knowing the same records, buying the same records and sharing the same vibes. Now the scene is very busy and you're forced to see people like that with your kind of records as a menace to like people who can steal to you venue or... E anche nello stesso, appunto, sto vedendo ultimamente, mi dispiace, che all'interno della scena si creano appunto delle divisioni. Già siamo, tra virgolette, pochi, adesso non vediamo il Sunsplash che siamo 20.000, però in alcuni posti siamo veramente pochi a fare reggae, no? Perché litigare e dividerci quando si potrebbe fare una bella serata tutti insieme? Questo mi chiedo. So... Again, against the division, once again, Rototom Sunsplash is a spotlight. There's 20,000 people in this area probably right now, but we're relatively few to do dancehall and to do music, so why being divided? It's so much better to be united and do the thing together, no matter about the differences between us. Ed è meglio che le proprie forze vengano spese per costruire qualcosa di positivo per il proprio sound, per il proprio nome, piuttosto che per buttare merda su un altro, insomma. So it's better to work hard in order to have your own name connected with good vibes and a good attitude, to spend energy to earth. Everyone to do music. Yeah, in order to do music, to be the number one and to get the other below you. Quindi spero che insomma, diciamo nella terza generazione che vedrò avanti ci sarà più unità piuttosto che poi partendo appunto da alcune basi tra di noi che abbiamo vissuto 10 anni fa. Di amicizie che durano ancora fino adesso con tutte le persone che sono sedute qui, mi sento amico, insomma. E alla fine l'amicizia è la cosa che resta di più, insomma, di tutta l'esperienza reggae mia. Se devo tirare delle linee alla fine della mia stagione, non mi rimarranno più i soldi dei cachet, ma bei ricordi e belle persone che ho conosciuto, grazie. So in the next generation of Soundboys I hope to see this unity, and an important thing I want to do is that on this part of the table and also in the other part I'm seeing just friends, and sharing the love and friends is very important, and to me is the most important thing. My and balance is about the friendship. So when I look after, I see friends' faces. I'm not seeing any money that the promoters gave me for the dancehalls, but just the people that I met at those dancehalls, no matter if in the south or in the north of Italy or in the center. Ti volevo fare una domanda. Ciao, hello to everybody, thank you. Una domanda a Raina, che è qui per lavorare al mitico casotto dei dub plates, dove gli artisti fanno i dub plates. E non so, vorrei che magari spiegassi cosa deve essere per te un dub plate, come era inteso una volta, e magari se qualcuno sta un po' capendo male che cosa deve essere. So Raina is working on the dub plate box in which every soundman can cut a dub plate with an artist unless if he doesn't have the money, and my question to Raina is how a good type dub plate
could be, and some people maybe is losing the good use of a dub plate. In prima cosa, intanto, perché il dub plate funzioni, è importante condividerlo con la gente e suonarlo. Quindi è importante che prima di farsi un dub plate uno si crei una piazza, un posto, un impianto, degli amici che se lo vengono a vedere, insomma quello che io chiamo yard. So the meaning of a dub plate is to have an audience to show your expression. So you have to work hard playing before playing just plastic, showing the people you're good, your vibes are very good, and then involve your audience with dub plates. And it's bad to start with dub plates if you do one dance a year. Io dovrei dire fatevi tutti dub plate perché c'ho il business qua dietro. I'm working against my business because I would say let's start from the dub plates, come to me and get to me the money and do a lot of dub plates because you're nobody with no dub plates. Ma è meglio prima conoscere la musica e crearsi una situazione e poi fare dub plate. What the dub plates are absolutely nothing without the love and the knowledge of the music and the reggae vibes. E poi posso dire che qui magari il dub plate può essere più vero di quelli che fai per corrispondenza, perché realmente puoi quantomeno vedere in faccia la persona a cui stai chiedendo la canzone, puoi stringergli la mano, farti la foto, decidere con lui il testo, capire se è uno simpatico per te oppure se è... And a very good thing that we're doing here, luckily enough because we have the artist, is to see the artist while he's doing his dub plates. Not by internet. Yeah, because there's a lot of people that are sending money to anyone to have back dub plates built by the distance. Sometimes you're not sure if it's a dub plate or not. Sometimes some people is splicing introduction to ordinary tunes, so it's better to see the artist working for you and earning his money. No, direi, magari possiamo chiedere a loro, se no noi qua stiamo monopolizzando la cosa perché siamo tanti. A questo punto, se avete altre domande. Sì, a parte che fuori piove, per cui penso non abbiamo limiti di tempo. Filippo, possiamo andare avanti ancora. Tra l'altro vedo anche altri personaggi che vorrei coinvolgere, come Macro, nonostante Papa sia Macro, stanco, Marco. Come Raste Weld, che oltretutto sta portando avanti una bellissima esperienza di conscious reggae, insomma ha dei bellissimi dischi con artisti giamaicani. Michele Giamaica. Chiamerei quindi Marco Provvedi. Se ci racconta un po' le sue esperienze. Shanti, insomma, di Molfetta. Una volta i dub plate erano un sogno, bisognava andare a Londra a farli. Oggi c'è questi ragazzi che se danno da fare spingono. So once the dub plate. Se vi volete fare un dub plate dei Mugandhi Lal, sapete dove trovarci. So Marco is also a performing artist, so if you want a dub plate you can check him at Rhinas. But and you said he said the once in the 80s a dub plate was a dream, in the 90s, so you got to go to London to check the artist. Now you have behind the corner the chance to have a dub plate. Beh, se questa è l'università reggae, se me lo permettete, io penso di essere stato il primo rettore di questa università, che poi vabbè, ho cambiato strada. Comunque, diciamo che come per riprendere un attimo il discorso di Raina, una volta eravamo veramente pochi. Io credo di aver fatto il primo sound system in Italia nel 1981, Reggae Tour 81, giravamo per i giardini di Roma. Abbiamo fatto 5 serate. So Marco is a pioneer of the reggae in Italy and in Rome. He did set up in the 1981 a sound system thing called, com'era il nome? Reggae? Reggae Tour 81. Reggae Tour 81, e girava nei giardini, and it was going around in the gardens in Rome with that sound system thing.
e praticamente il reggae, cioè se si parla di business nel reggae, il reggae non ha mai pagato. Io questa cosa l'ho fatta con un assegno a vuoto, che ancora si ricordano di me alla SIAE, perché quando andai a ritirare i biglietti per la dimittanza, per l'entrata del concerto, questo mi chiese 1 milione, io feci un assegno, glielo diedi, presi i biglietti e gli dissi l'assegno è vuoto, poi lunedì io rivengo e gli porti contanti. So reggae it's not a business at all, so, and if you want to earn a lot of money you choose the wrong business. The very first business I did, it was without having any money, like with an empty check. So I did pay the company edition for the tickets of the venue with an empty check, and I said to them, now the check is empty, but hopefully enough it will be full tomorrow night after the show. E la speranza era giusta, il giorno dopo sono andato, gli ho portato i soldi e ho ripreso l'assegno. And hopefully enough he sold all the tickets and he had the check getting full. Il reggae, ma in un certo senso, non in un certo senso, il reggae ha cambiato la mia vita. E ho pensato che poteva essere interessante questa musica per far cambiare la vita anche ad altre persone. E allora mi sono impegnato con l'aiuto di tante persone. All'epoca erano, mi pare, 5 band che suonavano in Italia. C'era Tutti i Frutti di Roma, gli Aerei di, almeno che io conoscevo, Tutti i Frutti di Roma, gli Aerei a Milano, i Puff Bong a Venezia, già il Children Family Band, una famiglia rasta di Catania, Different Style che conobbi nell'84, gli Africa United. So at those early days I was so impressed in which reggae did change my life, and I wanted to be other people involved in that, like changing the, or having the chance to have their life change positively by reggae. And it was a very close circuit, and at the time I did know about 5 or 6 band. It was Africa Unite, at the time Africa United with the D at the end. It was Different Style from Bari, it was Tutti Frutti from Rome, Già Children Family Band from the Sicily, the Catania, and Puff Bong from Venice. E con questi gruppi, gli Africa quella volta non vennero, e con questi 4 gruppi noi facemmo il primo festival reggae italiano. Con questa premessa volevo dire che nella mia vita ho sempre cercato di far cantare il reggae italiano. Quando Bunna all'inizio faceva le canzoni in inglese, io gli dicevo, ti ricordi? Io dicevo, Bunna, canta in italiano. Quando gli Different Style cantavano in inglese, io dicevo cantate in barese, che è la lingua vostra, che sono le vostre radici. Io personalmente canto in romanesco quando faccio le canzoni mie, perché il romanesco è la mia radice, la mia terra. Noi abbiamo un grandissimo patrimonio, noi abbiamo una terra meravigliosa, l'Italia è una terra meravigliosa che ci stanno rovinando purtroppo i signori del governo e tutto il resto che gli sta intorno. Però noi dobbiamo far veramente sentire questo calore mediterraneo nella nostra musica, con il nostro slang anche, no? Non solo con l'italiano. So those very first times I did raise a festival near Rome. Che anno era? It was 1984 and 1884. Ryan is saying probably 1784. No, and Africa Unite weren't there, but there were all the other bands, and Marco wanted to push the people to singing in Italian or in dialect, and he was criticizing Bunna while he was singing in English, and was criticizing Different Style because they were singing in English too. We in Italy have such a beautiful country that the bad men and the government are polluting and are mashing down, and we are our sun and our culture, and it's wonderful to express this in music with our very rich languages. E poi riportando, tornando al discorso dell'autoproduzione,
Personalmente ho sempre spinto l'autoproduzione, ho sempre cercato di consigliare le giovani band di allora reggae ad autoprodursi ed andare davanti. Però oggi come oggi, visto e considerato che le giovani band di una volta sono diventate le grandi band di oggi, che la seconda generazione ha preso piede e sta andando alla grande, io direi proprio di creare un po' un sindacato della musica reggae, dove i più grandi aiutano i più piccoli, in un certo senso, dove chiunque abbia capacità e coraggio, soprattutto coraggio, perché la musica reggae non è che paghi veramente, e amore, soprattutto amore dentro al cuore per questa musica, può contribuire, può collaborare. Allora si creerebbe un tipo un management nazionale, una serie di studi dove ci si può andare, ci sono produzioni, non si spendono 60, 70, quando è poco, euro all'ora per farsi 3 ore, ma c'è sta una casa dove uno passa 15 giorni, magna, beve, dorme, sona e esce fuori col disco. Cioè, creiamo una situazione del genere, perché io devo far fa quelli dell'isola di famosi o a quell'altri da fattoria, famosa fattoria nostra. Oh, since those very first time, my main idea was the self-production and the DIY style, so I did like that way to produce your own music. And now the very first, some of the very first band of those times are big as Africa Unite, and there are a lot of band raising. So my aim would be to see the big fishes helping the little ones. So why not create a sort of circuit or a syndicate to do that, to have unity and to have the people who have more possibilities to get some possibilities to the people who don't have any possibilities at all, and to get the scene stronger that way. E poi per rispondere a quella nostra amica milanese che adesso è andata via, che parlava di tante cose, dei cani. I cani c'erano fuori dalle porte dei concerti ieri, oggi e ci saranno domani. Boon ha detto parole sagge quando diceva che se non facciamo qualcosa, se non ci uniamo tutti insieme, potremo solo andare peggio che peggio. Oggi come oggi non ci dobbiamo spaventare se chiudono i centri sociali. C'è ma il governo, i fascisti. A Roma, fuori dalle dance hall, danno le coltellate ai nostri fratellini, alle nostre sorelline. Sono ammazzata a cecata. Testualmente vorrei dire che il libro verrà improntato geograficamente parlando, quindi iniziano dal nord fino alle isole, perché le band italiane all'epoca se ne contavano su un palmo di mano, 4-5 al massimo, adesso ce ne saranno, non so, penso 500-400, più sound system in autoproduzioni, canterini che prima mettevano i dischi, adesso fanno proprio CD interamente con band, quindi c'è un grandissimo ancora lavoro da fare per me e anche per la ricerca. And the book will divide the reggae history and the reggae experience and the reggae band on a geographical basis, like dividing the scenes as, I don't know, the scenes in the cities and in the north and in the south. And this is the kind of work I'm doing. Un piccolo suggerimento per i prossimi festival è dare un pochino più spazio all'informazione, dare un po' più spazio alla storia, appunto, alla ponte della storia della musica reggae, perché a tuttora mi sto accorgendo che di cultura reggae, sia musicale, sia dei 12 generi che ne fanno parte, pochissime persone ne sono al corrente, tra artisti e anche defunti, e ce n'è una lista vergognosa, perché da 30 anni a sta parte di quasi tutti i più grandi nomi della scena reggae. Quindi appunto volevo un piccolo suggerimentino, perché può essere pure anche un trampolone di lancio anche per la conoscenza globale. So my suggestion to Rototom Sunsplash is to keep doing something to spread the reggae culture, to spread the real stories behind artists and records, because the people needs to know more about it and not just
to listen to the music and enjoy the music, but to know the culture behind the music. E volevo anche prendere in considerazione il discorso di Steve, l'unica rivista italiana che parli di reggae. Prendiamola sta rivista, la sta snob, perché io ci scrivevo 10 anni fa, dopodiché per o politiche interne alla rivista o non lo so, lo sa solo Steve. A mio avviso, io siccome ho il cuore che parla solo regga, Steve, gli voglio un bene dell'anima, gli dico che è un po' decaduta. E io vorrei farla, no, risalire, esplodere nel vero senso della parola, perché merita una fanzine che esiste da ben 20 anni, e non sono pochi ragazzi miei, 20 anni di... Un applauso a Steve, di cuore. So, my compliments to Rasta Snob, the only reggae magazine in Italy, 20 years of history. Once I was writing for this magazine, and I hope to do that in the near future, but I want to express publicly my compliments to Steve Giant for his huge work in those 20 years. E allora appunto volevo lanciare questo piccolo messaggio a Steve di farla esplodere nel vero senso della parola, anche se so che le difficoltà ci sono, però solo Steve le conosce. Però. Sì, perché poi il problema è più generale e va a toccare naturalmente la diffusione della musica, già si fa fatica a comprare i CD e quindi si tarocca tutto. La rivista arriva veramente in fondo, quindi credo che abbassare i prezzi dei CD da parte delle cosiddette major, oppure si va tutti su internet o su MySpace. Another problem of a magazine that have original CDs inside is that it's a magazine about music and it's very hard to sell music, so it's double hard to sell a magazine. So and I'm complaining about the peer-to-peer download that is affecting small producers. So why not stop to produce music and go all into the internet and downloading everything? Comunque io credo fermamente nella carta, perché credo che Rasta Snob si possa leggere nel cesso mentre che sia lì o da altre parti, perché comunque c'è questo profumo della carta e che comunque la rivista rimane, si sfoglia, si legge, mentre su internet se il computer ti si rompe, buonanotte. And I'm an old time people and I believe in the power of the paper, in the printed magazines on paper, because for example you can read Rasta Snob on the toilet, but it's very hard to check an internet website while on the toilet. And if the computer is getting broken, not necessarily on the toilet, you can check you can't check the website, but the magazine, you have the magazine in the hand, so you can't read the magazine whenever you want. E per Fabrizio Laganà, che comunque rimane sempre un amico, dico soltanto, non c'è, le porte sono sempre aperte e sperando che non si scriva soltanto di morti ma anche di vivi, nel senso, purtroppo il reggae, insomma, ci sono gli artisti migliori, Roots, quello che è, purtroppo le facce del reggae sono tante, anche la dancehall di questa sera è una faccia di Giamaica e io a tanti gruppi italiani che fanno dell'ottima reggae music consiglio anche di farsi un bel giretto in Giamaica, magari con Rasta Snob. So the doors of Rasta Snob are open if Fabrizio want to write something. Reggae music is still alive, it's not a matter to just to cry about people that are passing because are very old, and it's a sad thing that is often happening.
dancehall music is going into the future, and reggae music is going into the future, and dancehall is an expression of the future of reggae. So an advice to people into reggae or and bands and artists is to go and visit Jamaica to see what is now the reggae in Jamaica, and you have a taste of this tonight in the dancehall. E dico solo, teniamoci il passato, costruiamo il futuro. So my slogan is to keep the have care of the past and build strongly the future. Io vorrei chiedere a qualcuno se mi va a prendere l'ampa per il saluto finale, ma vorrei altri due interventi brevi anche per farvi conoscere in viso dei nuovi protagonisti della scena reggae che meritano molto. E vorrei dare la parola a Raste Weld. Ah, volevi dire qualcosa tu? Allora, intanto volevo dirvi che ci arrivano comunicazioni che il maltempo dovrebbe migliorare verso le 20:30, quindi speriamo, abbiamo spostato di poco la scaletta delle esibizioni stasera, ma dovremmo rispettarle tutte, speriamo che il tempo tenga. Il peggio comunque è passato, anche queste volte siamo stati graziati, perché le nuvole più brutte ci sono passate attorno e di nuovo siamo stati salvati dalle nostre buone vibrazioni positive. As organizers of the Rotterdam Sound Splash had a lot of criticisms in the past, something very hard too, and for example Aaron's band that was Albo Rose's band was very criticized because their pop approach, and so this criticism probably had a part in the fact that Albo Rosi left Italy and went to work in Jamaica, becoming a big artist there. Ma ricordo anche critiche agli Africa Unite perché sono troppo melodici, quindi commerciali. Le critiche ai Pittura Fresca perché sono andati a Sanremo, quindi sono commerciali. Le critiche al Rototom Sunsplash perché 100.000 presenze, ovviamente siamo diventati commerciali. So a lot of criticism about becoming commercials and refusing the underground, as for example Africa Unite being a very poppy and melodic band sometimes, so switching to commercial. Pittura Fresca going to the pop festival in Sanremo and becoming commercial. Rototom Sunsplash getting huge with 100,000 people and getting commercial. E poi c'è questa, sempre affiora sempre questa superstizione del denaro, cioè quando uno comincia ad incassare dei soldi, quando uno finalmente del reggae può farne il proprio mestiere, allora diventa immediatamente inviso al pubblico stesso che dovrebbe sostenerlo, alla scena reggae, quella che appunto per scena reggae si intende non solo chi la fa la musica, ma anche chi la deve comprare e la deve sostenere. And there is this suspicious habit, the suspicious attitude against money, if an artist is getting money and if he's living of his work, a lot of people is getting envious, so this artist is getting commercial, is not so trustful, so he's not underground and he's becoming commercial, so this is not good. E allora io volevo anche dire questo, quando nel reggae si parla ad esempio di aiutare l'Africa, di aiutare i più deboli, di fare delle opere concrete di beneficenza, vuol dire anche avere delle disponibilità economiche, perché i pozzi in Africa non si fanno con le parole, con le belle canzoni, si fanno andando ad investire non solo le proprie energie ma anche del denaro. E quando si vuole salvare, si vuole fare qualcosa insomma per i problemi sociali del mondo, bisogna avere le energie e le risorse. Allora un contesto, una realtà come il Rototom Sunsplash, nel momento in cui comincia a guadagnare dei soldi, tutta la scena dovrebbe esserne contenta, perché questi soldi noi negli anni li stiamo investendo,
tutto quello che guadagniamo lo diamo in beneficenza, aiutiamo direttamente i missionari, mettiamo i soldi in mano alla gente che lavora nei paesi del terzo mondo, non facciamo la beneficenza con gli SMS o dandole alle grandi strutture come l'UNICEF o insomma non voglio fare nomi, insomma le strutture grandi che disperdono le proprie energie nella struttura, nei segretari, nelle sedi. Noi diamo direttamente in mano i soldi a chi ne ha bisogno, a chi poi li utilizza nei paesi più bisognosi. So again about money, if you want just to talk without doing nothing, you can't live without dealing with money, but you want to do something like, for example, to set up wells in Africa, in the desert, something like that, you need money, you need financial energies. So if you want to do something important, you have to get your hands dirty by money. So there's nothing bad into deal into money. We have to say, as Rototom Sans Plush, some people is telling us we're doing a lot of money with reggae music, but this is not true. We're investing a lot of money we're raising with the festival in benefit, like helping people doing good in Africa as missionaries or something like that. E anche questo progetto che stiamo adesso iniziando a costruire, questo, il progetto di portare il reggae italiano, il reggae europeo in Giamaica, anche questo ha bisogno di energie, ha bisogno di risorse, dobbiamo pagare dei voli aerei, dobbiamo costruire il tutto. E questo è per il bene della scena, per il bene del reggae e anche del messaggio che viene che la musica accompagna. And for example, this thing about having a reggae festival in Jamaica with a lot of European artists organized partially by us is a thing that have a lot to do with having our hands getting dirty by money and having financial energy to do that. Like, we want to invest a lot in that, like paying flight fares or something like that. So to do that, we need financial energy and we're using this festival in order to do that. E allora quando sento dal nostro pubblico, sul nostro forum, in tutti i posti in cui il popolo del reggae si esprime, quando sento espressioni tipo boicottiamo il Rototom, boicottiamo gli Africa United, a me, io rimango veramente allibito, perché con un mondo così brutto, con tanta gente che fa del male, che sta distruggendo questo pianeta, dobbiamo proprio metterci a lottare tra di noi, uno contro l'altro. Io queste cose non le concepisco e ci tenevo a dirle. Quando Provedi ha detto dobbiamo essere più uniti, vuol dire soprattutto questo, non tanto belle parole, ma vuol dire anche accettare i propri limiti, accettare i limiti dell'altro, e anche se non ti piace la musica perché è troppo melodica o è troppo dancehall o è troppo, ma non sono questi i motivi per cui dobbiamo metterci uno contro l'altro, anzi dobbiamo comunque riconoscere i buoni sentimenti, le buone intenzioni e aiutarsi ed essere felici del successo dell'altro, perché il successo dell'altro comunque in qualche maniera comporterà un beneficio anche per te. So this is the order of the things. A lot of people is seeing Rototom Sunsplash as a factory producing a lot of money, and I'm becoming very amazed when I'm looking the Rototom Sunsplash web forum, reading something like boycott the Sunsplash, or I don't know, boycott Africa Unite for whenever reason. So I don't know why those people with the hard reality we have around us and all the problems we have in the world are spending energy in this way, like with this hard kind of criticism. And I think, as Marco Provedi, we have to stay united, and we have to strongly accept the diversities of the other people, the other band. We don't have to get angry if a band that we don't like is successful, because probably his success will do good to the band we like. It's a scene growing together, so it's not a matter to do your own crusade for your own musical kind. It's a lot more. Chi fa reggae sa già, nel momento in cui inizia,
che avrà il mondo contro, avrà il sistema contro, avrà i ben pensanti contro, avrà i fascisti contro, avrà i proibizionisti contro. Ne abbiamo già una marea di gente contro, almeno noi siamo uniti e lottiamo tutti insieme.